Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo il venerato Padre Maronno si preoccupava per l'anima pia del suo fedele pastorello Girolamo. Padre, mi avete mandato a chiamare? Sì, ma come osi presentarti così insanguinato e con i vestiti tutti strappati? Perdonate, padre mio, ma il fatto è che mi avete mandato a chiamare dai vostri santi Doberman addestrati a Guantanamo. E adesso sarebbe colpa di quelle pie bestioline, così timorate di Dio, se sei un rozzo villano che non si lava e mi macchia di sangue la moquette di platino. Ora stammi a sentire. Padre, vi dà noia se mentre parliamo mi chiudo questa ferita con 29 punti senza anestesia? Fai pure, ma senza lamentarti di dolore che poi mi innervosisci i cani. E di cosa volevate parlarmi, padre mio? Ah, giusto, ecco. Io ho fatto caso che tu fai una vita troppo sacrificata ultimamente. Oh, ma io sono qui per servire voi e nostro Signore Gesù Cristo. Ah, sì, quello? Ne ho sentito parlare, sì. Comunque dicevo che stai troppo in casa, oppure con le tue pecore. Mai un divertimento, mai una distrazione, mai niente di niente. Non va bene. Non va bene? Eh no, ogni tanto devi fare qualcosa per te stesso, Ptane Mammet. Ascoltami, ho trovato un gruppo di parrocchiani molto in gamba. Quelli a cui prestate sempre il vostro piede di porco. No, non così in gamba. Io parlo di quelli scemi, quelli che ci credono veramente a tutte quelle leggende metropolitane che raccontiamo la domenica. E cosa dovrei fare? Ho saputo che il pomeriggio si incontrano sempre giù alla sala parrocchiale. E quella che premendo un bottone si trasforma in una sala bingo. E non stiamo sempre a precisare tutto, maronna di Cristo della Madonna! Sì, quella lì. Si riuniscono, dicono il rosario e poi fanno un sacco di giochi da secchioni sfigati. È tipo il gioco della bottiglia. Ma magari se lo facessero ti pare che non sarei lì a benedirli? Peggio, molto peggio. Giochi proprio di quelli stupidi che piacciono agli scemi come te. Allora tu adesso ti prendi un pomeriggio libero e vai a divertirti insieme a quei poveracci di Cristo sfigati. Però dovrei passare in farmacia a comprare le medicine per la mia povera nonna sordo scoliotica. Lasciali a me, a quella ci penso io. Davvero? Grazie, padre mio. No. Allora vado. Vai. Vado. Fanculo, eh? Vado. Vai di Cristo. Pronto, Anselma? Sì, sono riuscito a mandare via tuo nipote, stai tranquilla. Vieni pure che ho pronta una benedizione speciale. E fu così che mentre Girolamo si divertiva con i suoi nuovi amici, il Santissimo Padre Maronno, con grande spirito di sacrificio, imponeva la sua benedizione sulla nonna in svariate posizioni. Ma no. Padre, sono tornato. Ma... Maronne! 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 Che vuoi? Cosa state facendo con mia nonna sul divano? Gli sto dando le medicine, no? Se le inserisco più a fondo da qua sotto, lo sai che guarisce prima, eh? O no? Ah, grazie, padre. Siete di buon cuore. Ma tu perché sei tornato prima? Perché facevano un gioco che non mi piaceva. Un gioco da tavola per senza Dio. E che gioco era? Il subbateo. No!